anelli di fidanzamento e fedi nuziali, collane, bracciali e tutti i gioielli che diventano pegni d'amore eterno accompagnando gli innamorati sino all'altare per il fatidico sì. È infatti dedicata al matrimonio l'edizione speciale di Gioiello in vetrina, la mostra mercato di preziosi nello splendido chiostro della biblioteca Città di Arezzo in concomitanza con l'edizione di giugno della Fiera Antiquaria. L'iniziativa nasce su volontà proprio degli operatori per uscire dai negozi e cercare di avvicinare di più il cliente, quindi abbattere un pochino le barriere che ci sono nell'entrare, nel suonare un campanello all'interno di una gioielleria. Questo fine settimana però si pensa anche alle spose. Sì, abbiamo abbinato il tema del wedding, essendo in città questo evento che porta tantissime persone, wedding da tutto il mondo, il tema sarà proprio il wedding, all'interno delle teche i gioiellieri esporranno anche dei preziosi da usare in occasione del matrimonio. Le spose cercano sempre più o meno il classico, punto luce con lana di perle, però si sbizzarriscono anche in cose, ecco, che possono un pochino accattivare e comunque insomma rendere particolare quel momento. Un tema di bellezza, anche una curiosità, abbiamo la corona di Miss Italia. Sì, abbiamo portato la corona di Miss Italia, è un incentivo per sentirsi sempre più principesse, Miss, quando ci sposiamo. 14 dettaglianti orafi da tutta la provincia coinvolti con il meglio del loro prezioso repertorio. Uscire dai propri negozi e creare altri spazi è importante per farsi conoscere e per vedere anche in un'altra maniera il negozio che era una volta la gioielleria impostata con barriere. Oltre a Gioiello in vetrina, il fine settimana del wedding e della Fiera Antiquaria ha proposto anche un'iniziativa speciale Allenarte, il primo evento sportivo che racconta l'arte dello sport ad Arezzo sin dall'antichità. Abbiamo fatto un percorso dedicato proprio allo sport, partendo dall'anfiteatro e passando attraverso gli sport che da sempre, in tutte le epoche, sono stati sicuramente un elemento importante per i cittadini, e lo è anche oggi perché la città ha risposto bene.